Buonasera a tutti, benvenuti a questo secondo incontro della rassegna Iozzi di Ercole. Questa sera continuiamo il nostro discorso sul cibo, in particolare stasera lo affronteremo da una prospettiva antropologica. Abbiamo qui due professori, due simili professori di antropologia, che ci accompagneranno in questa esplorazione. In particolare il focus di questa sera è la dieta mediterranea, l'archeologia della dieta mediterranea. È importante affrontare un discorso come quello appunto relativo al cibo anche in un'ottica antropologica, perché in fondo quando appunto si fa antropologia, cioè ci si occupa dell'uomo, no? Quindi si conduce un discorso sull'uomo, è come si fa a non occuparsi di ciò che l'uomo mangia, no? Già appunto uno forse dei filosofi più importanti della sinistra hegeliana, cioè Feuerbach, in un testo molto famoso del 1862, appunto Il mistero del sacrificio o quello che l'uomo mangia, appunto, l'uomo è ciò che mangia, scriveva che effettivamente la connessione, no, tra l'identità, l'essenza dell'uomo e la sua alimentazione è un'identità strettissima, è un rapporto strettissimo. E quindi questa sera con il professor Niola e con la professoressa Moro ci occuperemo appunto di questo tema e nel lavorare ai professori un felice dialogo, auguro anche a voi una felice fruizione. A dopo. Buonasera a tutti, questa sera non avremo, come succede di solito, una persona fra noi che ci coordina e ci fa domande, quindi le domande ce le faremo io e Elisabetta. E l'incontro di questa sera noi l'avevamo immaginato proprio come, visto anche il luogo dove ci troviamo, un luogo così memorioso, come avrebbe detto Borges, così carico di evocazione. Proprio prima ricordavamo uno dei più grandi romanzi, racconti fantastici del Settecento, Il diavolo in amore di Jacques Cazot, ambientato proprio qui. Le scene clou sono ambientate nel mistero di Ercolano. E soprattutto c'era poi la suggestione di Ercole, il filo di Ercole. Quando parlavamo di questo con Elisabetta ci è venuto in mente un bellissimo quadro del Tintoretto che è alla National Gallery di Londra, che rappresenta la nascita della Via Lattea. Di fatto la nascita della Via Lattea, secondo il mito, ha origine proprio dall'appetito di Ercole, che già da bambino ha una fame smisurata. E ricorderete che Ercole è odiato da Era, la moglie di Zeus, e Zeus invece questo figlio lo ama moltissimo. E una volta approfitta del sonno di Era e avvicina il piccolo Ercole al seno della donna perché lo allatti a sua insaputa. Succede che però invece Era si sveglia e inviperita allontana molto Ercole, però lui ha succhiato con tanta forza che uno spruzzo di latte esce e diventa la Via Lattea. Questa idea ci piaceva molto come introduzione proprio alla dieta mediterranea. E alla dieta mediterranea intesa proprio come dieta nel vero senso della parola. Oggi noi siamo sommersi dalle diete, come sapete. Smettiamo di farne una e una settimana dopo, delusi per non avere perso tutti i chili che volevamo, ne cominciamo un'altra. In realtà la dieta non è questo. Per gli antichi la dieta era una cosa completamente diversa. La parola greca dieta, da cui deriva il nostro dieta, non aveva niente a che fare con il perdere 7 kg in 7 giorni, significava forma di vita, la dieta era questo. Addirittura Pindaro la usa come sinonimo di vita e basta, cambiare vita, lui dice cambiare dieta. Addirittura la dieta significa anche la cabina della nave, fra i significati secondari del termine dieta, cioè cabina della nave. La cabina della nave è il luogo dove il nocchiero stabiliva la condotta e la dieta è un modo di stabilire le proprie condotte di vita. Ecco, di tutta questa complessità del termine noi oggi abbiamo fatto una riduzione, proprio veramente l'abbiamo quasi banalizzata, l'abbiamo ridotta invece a un modo per perdere peso, quindi un'accezione privativa. La dieta mediterranea è proprio questo, è il regime non solo alimentare, ma è una sorta di algoritmo virtuoso fra regime alimentare, stili di vita, rapporti con il territorio, rapporti fra gli uomini, che caratterizza le società del bacino.
al di là delle loro differenze. Quando io dico che la dieta mediterranea ha dei tratti comuni che si rimbalzano da un lato e l'altro, dalla sponda cristiana alla sponda islamica del Mediterraneo, non voglio dire che i modi di mangiare e di vivere siano tutti uguali, voglio dire semplicemente che ci sono dei tratti comuni. Questi tratti comuni ruotano intorno a tre elementi, nutrienti, elementi, i componenti della cosiddetta triade mediterranea. La triade mediterranea, che è una triade sacra, corrisponde a tre elementi fondamentali, che sono i cereali, l'olio e il vino. Questi tre elementi sono legati a tre divinità, sono doni di tre divinità. Io parlerò dei cereali, dell'olio vi parlerà Elisabetta. I cereali sono il dono di Demetra, la dea madre, per i latini cerere, da cui deriva proprio la nostra parola cereali. La dea madre è la dea della vegetazione. La dea della vegetazione è la vegetazione, il grano soprattutto, e gli altri cereali, hanno anche una incarnazione della figlia di Demetra, che è Persefone, per i latini Proserpina. Persefone, che sta giocando con le sue compagne, viene rapita, secondo il mito, dal dio degli inferi, Ade, Plutone, per i latini, per i romani. Vi dirò sempre entrambi i nomi, quello greco e quello latino. Ade se la porta nelle sue dimore oscure e tenebrose, e però Demetra si arrabbia moltissimo, e la collera di Demetra in poco tempo riduce il mondo a una specie di deserto, lo desertifica, perché interrompe il ciclo vitale della terra, il ciclo della vegetazione, quindi carestie, fame, gli uomini sono allo stremo e chiedono aiuto a Zeus. Zeus allora viene a patti con Demetra e raggiungono, fanno un patto a tre, Zeus, Demetra e Ade, è il dio degli inferi. La ragazza, la core, come si dice in greco, passerà 6 mesi all'anno con suo marito nel sottosuolo e 6 mesi all'anno, i mesi della primavera, della stagione calda, invece alla superficie. Come vedete, il mito adombra perfettamente il ciclo delle messi e ci fa capire anche perché questo elemento fosse, questo alimento fosse così importante. Quando gli antichi sacralizzavano gli alimenti, la sacralizzazione era una forma di tutela, una sorta di certificazione sacra, come noi abbiamo delle forme laiche di certificazione che servono ad affermare socialmente l'importanza di un alimento, di un ingrediente. Gli antichi invece li consideravano sacri e, come diceva Guido Ceronetti, la sacralizzazione difende molto più dei marchi. Se io so che l'albero è sacro, l'albero non verrà abbattuto. Ovviamente il grano è legato all'alimento più diffuso. Più diffuso il pane. I mediterranei sono mangiatori di pane, per Omero gli uomini sono i mangiatori di pane per antonomasia, gli artofagoi. Quando Ulisse incontra Polifemo nell'Odissea e Omero trova delle parole bellissime, Ulisse sta raccontando al re dei Feaci quello che gli è successo nella terra dei Ciclopi e deve raccontare l'inumanità di questo mostro, di questo uomo che non è un uomo, a forma vagamente umana ma non lo è, e dice: quando lo vidi non mi parve un mangiatore di pane ma un picco selvoso isolato fra i monti. Quindi pane e umanità per i greci sono la stessa cosa, e così è per i latini. I romani erano grandissimi mangiatori di pane. Nella Roma di Augusto c'erano più di 300 panifici che sfornavano ciascuno circa 80 varietà di pane. Noi pensiamo che i nostri panifici abbiano fatto la moltiplicazione dei pani, in realtà era nata già nell'antica Roma. E prima di passare la parola a Elisabetta mi fermo su un solo aspetto: quando si parla del pane romano o del pane degli antichi, noi oggi siamo vittima di un equivoco, pensiamo sempre che il nostro pane bianco è troppo raffinato, ma che gli antichi mangiavano un pane buono, integrale. Niente di più falso. I romani e gli antichi in generale detestavano il pane integrale, era il pane degli schiavi. I ricchi mangiavano il panis clibanaris, che era un pane buonissimo, freschissimo e bianchissimo. E per ora mi fermo. Allora io ho il compito anche di ringraziare
per questo invito bellissimo in un luogo che tutti amiamo, tutti noi che siamo qui e il mondo ama. E vorrei quindi ringraziare anche in maniera particolare il direttore, il dottor Francesco Sirano, per questo invito così speciale. Gennaro Carillo, collega, amico, che ha pensato a noi, sa che ci occupiamo di dieta mediterranea, ma soprattutto ci vuol bene e sa che venire qui ci fa un piacere immenso. E poi vorremmo ringraziare la dottoressa Stefania Siano, che ci ha accompagnato, ci ha seguito. Chi la conosce sa che è una persona squisita e che si dà col cuore e con la mente. Quindi questi incontri sono belli e sono importanti, anche perché chi li organizza parte da questa spinta di diffondere, di divulgare, di raccontare cose preziose che ciascuno di noi magari studia, ama e a volte però tiene nel cassetto. E allora io ora assumo il compito di raccontarvi brevissimamente l'altro elemento della triade, cioè l'olio. Con Marino ci diciamo sempre, la triade mediterranea sembra una cosa un po' semplice quando la si pensa, no? Olio, vino e cereali. Però dovete immaginarla in un contesto, quando voi andate fuori dall'Italia, andate in Europa, subito capite che l'olio sparisce, a meno che non andiate in Grecia. Il pane comincia a scarseggiare, in Francia ve ne danno un pezzettino e appena voi ne chiedete dell'altro siete les italiens, perché solo les italiens mangiano così tanto pane. Il vino, in Nord Europa ha altri consumi, ovviamente c'è la birra, perché la triade nordica è proprio all'inverso, è latte, carne e birra. Questa è la grande divisione. E quando si sta per esempio per un anno in Erasmus nel Nord Europa, a un certo punto non si resiste più, si ha bisogno di questa triade, di queste tre colonne del sapore, dell'amore, della passione, che stanno dentro i piatti della memoria, i piatti con i quali noi siamo cresciuti. Io lo so in particolare perché sono cresciuta con la triade del nord e poi sono approdata alla triade del sud, quindi ho questi due software gastronomici che nella mia mente continuamente servono a ricordarmi le differenze. Gli antropologi lavorano proprio sulle differenze. Per noi è fondamentale essere stranieri in una terra, perché questo aiuta ad aprire un po' gli occhi. E allora in questo senso, per questo io mi occupo molto di Atena e dell'olio, e sto cercando anche di fare una piccola battaglia per la difesa dell'olio nei tavoli di trattativa per il Food System Summit, quello che a settembre, adesso tra il 13 e il 17, si svolgerà a New York. Perché ci sono popolazioni intere che vorrebbero mettere il semaforo rosso sull'olio extravergine d'oliva. Quindi partiamo dal presente. Perché? Perché non ne capiscono in fondo la storia. Guardano alle calorie e quindi il grasso è calorico, il grasso è un problema. Ma dietro all'olio extravergine d'oliva c'è una storia millenaria di valori nutrizionali, ma soprattutto di valori culturali. E allora noi possiamo mai mettere un semaforino rosso su Atena? Io credo proprio di no, credo che sarebbe un errore culturale profondissimo. Sarebbe un po' come hanno fatto i talebani quando hanno bombardato quei Buddha meravigliosi che l'Italia aveva appena restaurato, perché per la paura che quel simbolo producesse chissà quale degenerazione culturale. Ecco, l'olio extravergine d'oliva non produce nessuna degenerazione gastronomica o nutrizionale, semmai invece apre il mondo a una cultura mediterranea millenaria che sappiamo essere anche salutare. Quindi Atena, lo sappiamo, è la figlia di Zeus, i romani la chiamavano Minerva, c'è qualche piccola differenza ma sorvoliamo, nasce dalla testa di Zeus. E nella brochure che presenta questo bellissimo ciclo Gli Ozi di Ercole c'è proprio un accenno a questa nascita, a questa cesura della testa. Ecco, a me piace pensare che Atena è nata dall'intelligenza di Zeus, cioè dal suo pensiero, e non a caso è una dea cerebrale, matematica, logica, tecnica. Ecco lei che dà alla civiltà dalla quale noi proveniamo, quella greco-latina, dà l'idea della democrazia, e scusate se è poco, un'idea pazzesca, poi dà gli strumenti per la navigazione, gli strumenti per la tessitura, inventa il carro, che è uno strumento ovviamente per il benessere, per la crescita dell'umanità, impressionante, ma poi soprattutto dà l'olio extravergine d'oliva.
oggi lo chiamiamo extravergine, con Marino scherziamo sempre che l'extravergine è nato da una vergine, per questo è extra. Ma in realtà, appunto, Atena, in una contesa molto forte con Poseidone, o Nettuno, se volete usare il termine latino, durante una contesa, ideata sempre da questo padre un po' provocatore che è Zeus, si contende il dominio sull'Attica. Allora lei e Poseidone devono decidere, dare un dono all'umanità e vedere chi è più forte, chi dà il dono migliore. Poseidone non è uno sciocco, offre il cavallo. Il cavallo è uno strumento di progresso incredibile che può far crescere il PIL di qualunque civiltà. Però, ovviamente, il cavallo è un animale nuovo in questa era mitologica, però ha qualche neo, cioè il cavallo, secondo la giuria che giudica, o anche secondo altre varianti del mito, sarebbe solamente uno a giudicare, cioè Cecrope, il sindaco di Atene, il sindaco fondatore di Atene. Ecco, questo strumento è utile, è importante, ma fa correre capitalisticamente, potremmo dire oggi, la società verso la produzione, la crescita, eccetera. E tutto questo, come raccontava in un bellissimo articolo il professor Carillo, mette in fermento la civiltà. Levi-Strauss avrebbe detto che la società diventa una società calda, che produce continuamente energia, ma anche produce scorie, produce problemi, produce difficoltà, cioè produce quello che noi siamo, una società turbocapitalista. E quindi il cavallo porterà inevitabilmente al bisogno di nuove terre e quindi alle guerre, all'espansione. Quindi è un bellissimo dono, però è anche un dono pieno di difficoltà. Atena, che è logica, intelligente, astuta, propone invece l'ulivo, fa nascere il primo ramoscello di ulivo. Voi sapete quanta simbologia noi mettiamo in questi passaggi. Ecco, l'ulivo è utilissimo, dalle olive, dal legno, dall'olio per nutrirsi, ma anche l'olio per illuminare, che era un fatto fondamentale. Oggi noi siamo circondati da LED, ma l'olio era la cosa fondamentale per illuminare. E riscalda quindi anche. Quindi in realtà lei dà che cosa? Un'energia con impatto ambientale bassissimo. Sapete tutti che il carbon impact dell'ulivo è il più basso di tutte le piante del Mediterraneo, e quindi di fatto lei che cosa fa? Crea una fonte autosufficiente di produzione di energia, uso apposta il lessico di oggi, che crea una società resiliente. Cioè in fondo lei è assolutamente più avanti di quello che potrebbe sembrare, non è una dea che offre un alimento, è una dea che offre uno strumento di progresso dentro però ad una società di stretta necessità. Anankariotate polis viene definita da Platone, cioè una società di stretta necessità, potremmo dire una società frugale. Quindi in realtà vince Atena, vince allora e forse sta vincendo anche ora, perché di nuovo noi adesso siamo in una società dove ci viene chiesto dall'Europa di essere resilienti. È nel piano, nelle parole del PNRR, una di quelle R è resilienza. Quindi Atena batte tutti e gli ulivi di Atena diventano ovviamente più che sacri. Sappiamo che hanno una vita prodigiosa, per esempio quando c'è l'incendio nel 480 a.C. di Atene, perché arrivano i persiani, quegli ulivi sopravvivono all'incendio. E se voi andate nell'acropoli di Atene oggi, c'è ancora un ulivo che è come se fosse sempre lo stesso e quindi in qualche modo è una pianta prodigiosa. E poi questi ulivi sacri, che venivano chiamati moriai, producevano un olio straordinario che veniva dato ai vincitori delle gare panatenaiche, in quelle giare bellissime che ci sono nei musei archeologici greci. Ecco, in quelle giare c'era questa sorta di denaro liquido, perché in fondo l'olio era una forma, una ricchezza liquida che si poteva usare in mille modi, tra cui anche per la bellezza. Noi siamo nelle terme maschili, per il trattamento del corpo, per il trattamento delle ferite, per gli atleti era uno strumento anche per oliare il proprio corpo e poter avere per esempio la meglio durante la lotta. Quindi anche i gladiatori, volendo e potendo,
usavano questo strumento per oliarsi. Quindi di fatto stiamo parlando di un elemento alimento che in realtà alimenta la società in tantissimi aspetti. Ma Romolo e Remo nascono anche loro sotto un ulivo. Questo a scuola a volte non ce lo raccontano, almeno a me, io non ricordavo che me l'avessero detto quando si incontra questo grande mito fondativo della società romana. Nascono sotto un ulivo e quindi di fatto ereditano questo simbolo e non a caso nel folklore europeo di ispirazione latina ci sono tantissime credenze che riguardano il rapporto tra i bambini e l'olio. Per esempio, forse il più bel esempio, è il fatto che per trovare i tesori nascosti, che come sapete nel folklore sono sempre stati l'elemento di grandi leggende, si ungeva la punta del dito di un bambino. Questo bambino alzava il dito unto e improvvisamente si faceva luce nel mondo, tutte le montagne diventavano trasparenti, anche la stratigrafia del sottosuolo diventava trasparente e quindi in quel momento si poteva vedere dove era nascosto il tesoro. E quindi voi vedete proprio come la simbologia di questo strumento che illumina diventa forte, si trasmette di generazione in generazione e diventa un elemento di lunghissima durata. Poi ad ogni nascita si piantava un ulivo, questa è un'usanza che spesso nelle campagne meridionali ancora c'è, di piantare almeno un albero, preferibilmente un ulivo. E poi i bambini venivano illuminati anche nell'antichità spesso, nei primi giorni di vita, con delle lucerne, ovviamente alimentate ad olio, perché si pensava che questo propiziasse la loro salute. Ecco, allora di fatto abbiamo un elemento fortissimo che però non è solamente greco e latino, perché gli ebrei fanno anche loro dell'ulivo una forza e un simbolo, tant'è vero che c'è l'idea molto acclarata nelle scritture per cui il seme dell'ulivo sarebbe caduto direttamente dal paradiso terrestre sulla tomba di Adamo e da lì avrebbe cominciato a fruttare. Quindi di fatto la storia dell'umanità e la storia dell'olivo coincidono perché da lì nasce l'umanità. L'unzione sappiamo che è stata utilizzata tantissime volte nei rituali, lo è nel cristianesimo, nel battesimo e in molti altri riti che non vi sto a citare per scaramanzia, e però appunto l'ungere serve proprio a trasformare, a creare quello che gli antropologi chiamano un rito di passaggio, perché l'olio trasmettendo e facendo scivolare la persona da una condizione ad un'altra di fatto trasforma la persona. Ma il più trasformato di tutti è Cristo. Cristo significa esattamente l'unto, l'unto del Signore. E Messia viene dall'ebraico Masia, che significava proprio colui che è unto. Quindi, come vedete, da una cultura a un'altra, da una religione a un'altra, i simboli vengono continuamente trasmessi e riarticolati, perché in fondo un grande storico delle religioni, Mircea Eliade, diceva una cosa che rimane sempre vera, cioè che nessuna religione è del tutto nuova e nessuna abolisce del tutto le precedenti. Quindi in realtà questi prestiti sono continui. Vi ricordo anche che Cristo muore, viene preso, anzi scusatemi, nell'orto dei Getsemani, e Getsemani vuol dire frantoio, oleario. Quindi è tutta una simbologia del sacrificio che passa attraverso l'olio. L'altro ultimo elemento, l'altro monoteismo importante è ovviamente l'Islam, e nel Corano si continua a dire che Maometto, il profeta Maometto, è come l'olio, perché illumina senza bruciare, proprio come fa l'olio, che quasi non viene toccato dal fuoco eppure riesce ad illuminare. Quindi questa grande metafora, questo grande simbolo, è di fatto un simbolo che ci aiuta a fare che cosa? A capire che noi siamo eredi di questa grande cultura. E voglio citare una cosa molto bella che cita proprio nel catalogo il direttore Cyrano a proposito di Jean-Pierre Vernant, quando lui dice: sono gli antichi che ci hanno inventato. Ecco, sono gli antichi che attraverso l'olio ci hanno unti e ci hanno fatti entrare nella storia.
L'altro elemento è il vino. Il vino è un dono di, anche quello è un dono di Dioniso, per i latini Bacco, anche se in realtà Bacco esisteva anche nel mondo greco, questo termine. Esiste anche un verbo che in Italia, Bacchewi, credo, Gerry mi correggerà se accento male il verbo, che potremmo tradurre come baccheggiare. Dioniso è un dio particolare, è un dio straniero, è lo straniero per antonomasia, è il dio in maschera. Non a caso questo dio è in stretta connessione con il teatro, con la natura selvaggia, con la spremitura dell'uva e con la fermentazione. Quindi, che cosa ci dice il mito dalle sue profondità? Ci dice che non è semplicemente uno straniero perché viene da lontano, c'è anche questo, ma è uno straniero perché attraverso l'ebbrezza ci mette in contatto con la parte straniera, con lo straniero che sta in fondo a noi stessi, a ciascuno di noi. Fa emergere quella parte che di solito viene rimossa. Non è un caso che molta della tragedia greca ha a che fare proprio con questo tema. Quella più nota di tutti è Le Baccanti di Euripide, che è giocata proprio sul tema dell'accoglienza. Che cosa si deve fare con questo dio straniero che viene da lontano a insegnare i suoi misteri, a insegnare l'arte della spremitura, ma nello stesso tempo corrompe le donne, le fa perdere la testa, le donne lasciano marito, figli e se ne vanno in montagna, fanno quello che i greci chiamano l'oribasia. Questa esperienza di sovversiva, assolutamente sovversiva, e il re di Tebe non lo accoglie, si oppone, non vuole riconoscere appunto un diritto di cittadinanza a questo elemento straniero. E finisce malissimo, finisce fatto a pezzi da sua madre stessa, che nel frattempo è diventata una baccante. Quindi una cosa terribile. Su questo carattere straniero di Dioniso e della sua bevanda, di questo rivelatore dello straniero che in noi, i greci costruiscono veramente una costruzione culturale, edificano una costruzione culturale davvero prodigiosa, bellissima. Già i miti che raccontano l'arrivo di Dioniso, sono miti bellissimi. Uno dei più grandi antropologi del mondo greco del Novecento, Marcel Detienne, ha scritto dei libri memorabili su Dioniso. Un libro che io raccomando sempre, ancora oggi, di leggere, fra l'altro è un libretto di piacevolissima lettura, Dioniso a cielo aperto si chiama, racconta che i pescatori di Metimna trovano una maschera che galleggia sull'acqua e non sanno a chi appartenga, a quale dio appartenga. Allora vanno a Delfi, come facevano i greci quando avevano un dubbio, andavano a Delfi a interrogare la sacerdotessa di Apollo. La Pizia esamina la maschera e dice: adoratela sotto il nome di Dioniso Sfaleotas, cioè il dio che destabilizza, potremmo tradurre questo termine. Detienne lo traduce il dio che fa vacillare. Non è un caso, ripeto, Dioniso fa, è il dio che è legato anche al teatro, oltre che al vino. Al teatro, perché il teatro è sempre questo, fa apparire due laddove noi ne vediamo uno, fa di una persona due persone, cioè fa emergere l'altro dentro di me. Io a teatro sono contemporaneamente me e l'altro. Da questo punto di vista, il fatto che Dioniso sia straniero ne fa anche un simbolo del rapporto che l'uomo greco deve avere con l'altro, con chi viene da lontano, con lo xenos. E tant'è vero che il patto che legava i greci che accoglievano qualcuno allo straniero in cerca di accoglienza si chiamava xenia ed era posto sotto la protezione di Dioniso. Quindi, come vedete, quello che Dioniso fa è proprio una messa in discussione dell'ordine della polis, e proprio per allargarne i confini, e il vino diventa proprio il simbolo di tutto questo. Per i greci infatti il vino è un misuratore della civiltà, ma proprio per questo, proprio perché introduce in ciascuno di noi un principio alterante e rivela nello stesso tempo l'altra parte di noi stessi, deve essere accuratamente misurato. Diciamo che
la civiltà misura il vino, per i greci il vino misura la civiltà, tant'è vero che si può bere ed è giusto bere, è anche bello bere il vino, come dicono i greci, fa volare i pensieri, durante il simposio bisogna bere, ma bisogna bere una quantità limitata di vino e il vino deve essere temperato. I greci non bevevano vino puro, ma bevevano vino diluito con l'acqua. Ed esattamente quello che deve essere fatto, che quello che fa la civiltà deve essere misurata e temperata. Tant'è vero che in Grecia all'inizio del simposio il capo, quello che guidava il simposio, il simposiarca, stabiliva quanto vino si sarebbe bevuto. Intanto stabiliva le misure della diluizione e poi diceva quanto vino ciascun commensale avrebbe dovuto bere. Quindi c'era, come vedete, una precisa gerarchia. Chi è che beve senza misura? I bestioni, i bruti, gli inumani, come Polifemo. E anche lì Omero è trasparente. Polifemo non solo non è mangiatore di pane, non coltiva i cereali come gli altri umani, come fanno gli uomini, ma mangia quella specie di ricotta di capra, non è neanche un formaggio quello che mangia Polifemo, non coltiva la terra, lui lo dice, e soprattutto non sa bere il vino, mangia malissimo, mangia addirittura i compagni di Ulisse, quindi è un cannibale, stravolge tutte le misure dell'humanitas, e poi beve il vino nella maniera che sapete, lo beve smodatamente, lo beve puro e non diluito, e finisce male. Quindi l'uomo che ha un occhio solo a un certo momento poi vedrà doppio grazie all'inganno di Ulisse, fino ad essere del tutto accecato. Quindi attraverso queste metafore i greci di fatto parlano delle misure dell'umanità, di come deve essere un uomo, di come si deve essere con gli altri uomini, se gli stranieri vanno accolti e in che misura vanno accolti. E qui ci aiuta ancora una volta il rituale dionisiaco. I rituali in onore di Dioniso, questo ce lo ricorda proprio Marcel Detienne, si chiamavano epidemie. Epidemie non è un termine che appartiene solo ed esclusivamente al vocabolario della medicina, come noi crediamo, anzi, in origine non apparteneva al vocabolario medico, ma a quello della teologia, e indicava una specie di manifestazione improvvisa di una potenza sconosciuta, che entrava in un corpo sociale e quindi in un certo senso lo cambiava, lo alterava, non necessariamente in senso negativo. Molte di queste epidemie si svolgevano in questo modo, rappresentavano l'arrivo di Dioniso su una barca e quelli che stavano a terra dovevano fingere di volerlo cacciare via. Noi oggi è impressionante perché il mito dalle sue profondità sembra prefigurare gli scenari del presente. Questa è un'immagine che la cronaca ci rimbalza continuamente, delle barche che arrivano e che vengono respinte. Il problema cioè dell'accoglienza, i greci se l'erano già posto. E sapevano benissimo, anche gli ospitalissimi greci, che l'accoglienza è un dovere ma nello stesso tempo è un grande problema e i loro miti proprio lavoravano questo tema continuamente, lo elaboravano, probabilmente quella elaborazione che invece manca a noi. Tutto questo attraverso il vino, attraverso questo elemento del vino che oltretutto ha un'altra caratteristica strettamente legata a Dioniso che è la fermentazione. Il vino non è succo d'uva. È succo d'uva fermentato, lo prova la differenza fra la insipienza di un bicchiere di succo d'uva e la bontà di un bicchiere di vino. La fermentazione è un processo di alterazione positiva, è una corruzione positiva, è un elemento straniero che entra come nel pane del resto, come nella lievitazione del pane. La fermentazione cos'è? È un'alterazione della pasta del pane, però è un'alterazione che fa crescere il pane, lo rende bello, lo rende morbido, lo rende fragrante. La stessa cosa succede con il vino. E Dioniso in questo senso è la personificazione di tutto questo, è lo straniero che entra nel corpo sociale, lo altera, lo modifica, ma spesso lo modifica positivamente. Quello che non capisce il re di Tebbe quando si oppone. Quindi un dio grandissimo, esattamente come la sostanza di cui è diventato il simbolo, perché non è semplicemente, questo ce lo dice un altro grande studioso del mondo greco, Eric Dodds, lui ci dice, attenzione, Dioniso non è solo l'allegro dio del vino, come lo rappresenta Rubens, per esempio, ma è qualcosa di completamente diverso, qualcosa di fortissimo
e di terribile nello stesso tempo, di vitale e terribile, alla forza di un, appunto, di un giovane animale appena nato, la forza di un virgulto che sta crescendo, è una forza che è capace anche di abbattere qualsiasi ostacolo. Il vino è questo, ed è molto probabilmente proprio per questo che il cristianesimo fa suo il simbolismo, perché i tre simboli della triade mediterranea, come vi diceva anche Elisabetta, vengono tutti e tre fatti propri dal cristianesimo. Solo la differenza è questa: laddove nel mondo precristiano ci sono tre divinità, ogni elemento è legato a una divinità, il cristianesimo invece concentra tutto nella figura di Cristo, che è il Dio che offre il suo corpo come dono per dono, transustanziato nel pane e nel vino, lui che è il lutto, come sapete, e quindi questa è la differenza fondamentale. Ma Cristo per molti versi è proprio un Dioniso cristiano, tant'è vero che lui stesso nei Vangeli dice: io sono venuto da lontano, sono straniero e voi vi avete accolto. Ma voi sapete che ogni volta che Cristo arriva, esattamente come Dioniso, semina lo scompiglio, ma è uno scompiglio positivo, e come noi ben sappiamo ancora adesso. E di nuovo la parola a Elisabetta. Grazie. Partirei da una frase che forse qualcuno di voi ha già sentito nell'inaugurazione di questa bella rassegna: il vino vive più a lungo di noi ometti. Scoliamolo di un fiato, perché il vino è vita. Questo lo dice Trimalcione. A Trimalcione è stata dedicata una bellissima serata, noi purtroppo non eravamo presenti, però con Laura Pepe e Anna Bonaiuto. Però Trimalcione ci torniamo un attimo, perché è ovviamente il grande protagonista del Satiricon di Petronio ed è il rappresentante di quella nuova era di uomini non ineleganti che si approcciano alla tavola in una maniera estrosa, particolare, satiresca, e che in fondo la misura non la conoscono, tant'è vero che appunto Trimalcione dice subito: scoliamoci il vino immediatamente. Il vino è il falerno, che è ovviamente ancora una gloria della produzione campana, ed è un vino che in quel caso ha 100 anni, dice Trimalcione. Quindi già capiamo che c'è una idea proprio della vita che si perpetua in questo mosto, in questo fermento di cui parlava Marino. Ecco, Trimalcione ci interessa però, perché anche se è un'iperbole di una tipologia di uomo non del tutto civile, perché è eccessivo, esagerato, è un uomo che ha una certa volgarità, però di fatto in quella cena, in quella piccola unità di tempo, viene raccontato un'iperbole gastronomica che ci aiuta a capire come il cibo veniva pensato però dai romani. E intanto, prima di tutto, la suddivisione del pasto, che è ancora quella che noi abbiamo, e questo è impressionante. È una cosa che tipizza noi italiani, perché noi partiamo dagli antipasti, il primo, il secondo, no? Il dolce. Ecco, loro avevano l'agustazio, che era una serie di antipasti. Solo i meridionali hanno la fantasia negli antipasti, che diciamo paragonabile a questa tavola del Satiricon. Dopodiché si passa alla prima mensa, e la prima mensa per loro era la carne, e diciamo il pesce, del pesce parlerà poi Marino, però il pesce era molto meno comune di quanto pensiamo, e quindi erano soprattutto carne e appunto un po' di pesce, quindi il primo piatto. Poi arrivava la seconda mensa. Perché si chiamava così? Perché era un'usanza greca, si cambiavano i piatti. Allora io vi inviterei, per mantenere la continuità, la lunghezza della storia, le grandi continuità della storia, quando qualcuno dice: no, ma non cambiamo i piatti, voi cambiateli, perché è la Grecia che continua con le sue buone maniere ad essere presente nella nostra vita quotidiana e nel nostro galateo. Quindi la seconda portata deve avere un piatto pulito, nel nostro caso anche delle posate pulite, e in quel caso si tratta invece di maiale e di formaggio, di salsicce e di formaggio. Poi arriva il dolce e poi c'è un grande brindisi finale. Nella pausa tra il primo piatto e il secondo piatto, i romani amavano piluccare
chicchi d'uva, qualcosa di dolce, in modo da riabituare il palato, risolleticarlo, in modo che l'appetito tornasse. Quindi tutte strategie che anche noi nei grandi matrimoni abbiamo, no? Il sorbetto in mezzo alle cose, i piemontesi ci mettono una cioccolata calda, ma la cioccolata non è cosa mediterranea, viene dalle Americhe e quindi è un'altra storia. Però che cosa fa Trimalcione? Inizia questa cena, lui fa l'anfitrione, arrivano delle uova di pavone, tutti si avvicinano, ciascuno riceve il suo uovo, aprono con un po' di prudenza quest'uovo e si accorgono che non è un guscio d'uovo, perché è una pasta frolla in realtà, è una pasta cotta. E dentro Trimalcione dice: attenzione, queste sono uova vecchie, chissà cosa trovate, esce il pulcino, diciamo un provocatore un po' antipatico, no? Perché uno sta per gustare una cosa, non è il massimo sentirsi dire sta per uscire il pulcino, ma in realtà lui sta preparando una grande scena, cioè il fatto che dentro a quell'uovo, ricoperto dal tuorlo dell'uovo con dei chicchi di pepe, c'è un beccafico, c'è un uccelletto che sta lì bello cotto e che si può gustare. Allora, Trimalcione che cosa fa di fatto? Quando noi leggiamo il Satiricon oggi, vediamo veramente una sequenza di un film, non è semplicemente un racconto, è una sorta di film su come ci si approcciava alla tavola in un contesto così esagerato come quello di Trimalcione, quello raccontato da Petronio. Ecco, c'è una frase molto bella che ha detto tanti anni fa Lévi-Strauss, l'antropologo francese. Lui diceva: se noi delle civiltà che studiamo attraverso l'archeologia potessimo avere anche un film, probabilmente noi capiremmo di quelle civiltà tanto di più di quello che riusciamo a capire attraverso gli indizi che l'archeologia con tanta sapienza riesce a carpire, ma noi la vita vera che si muove non la riusciamo più a cogliere. Ecco, in un certo senso con Marino vi provochiamo a pensare che il film c'è. In realtà è il Satiricon di Fellini, perché Fellini, che ovviamente fa questo film centinaia d'anni dopo che Petronio ha scritto il Satiricon, nella sua fantasia mitologica riarticola il mito, riarticola il racconto e di fatto ci fa vedere quell'esagerazione. Trimalcione entra in scena con tutto glitter che sembra David Bowie dei migliori momenti, poi a un certo punto sembra anche Jeff Gambardella. Sì, assolutamente. Poi arrivano queste pietanze straordinarie, tutto è esageratissimo e dentro una specie di psichedelia gastronomica. Dopodiché dobbiamo immaginarci che arriva il cinghiale su un'alzata con due canestri di datteri secchi, di datteri invece freschi. In quell'alzata che cosa succede? C'è appunto questo cinghiale con le zampette avanti, alle mammelle ci sono dei cinghialini piccoli piccoli di pasta dura, entra ad un certo punto lo scalco armato di un coltellaccio per infliggere una ferita a questo cinghiale e, come avete sentito dalle parole di Anna Bonaiuto, per chi c'era, escono degli uccelletti. Ci sono gli uccellatori pronti a raccogliere, a prenderli con le piccole reti, e voi dovete immaginarvi lo stupore, la baldoria, il caos che questa scena produce. Ma subito dopo arriva un'altra pietanza che è ancora più interessante. Arriva il porcus troianus, cioè un maiale totalmente rosolato, perfettamente laccato, che però sembra non sia stato eviscerato. E Trimalcione fa un'altra scena madre, si arrabbia, fa chiamare il cuoco, dice: ma com'è possibile, tu hai cotto un maiale senza eviscerarlo, ma che disgraziato che sei, vieni qui, fai penitenza, adesso evisceralo davanti a tutti quanti. Il cuoco sta al gioco, è vestito con un mantello, anche lui colorato, quindi se riguardate il Satiricon di Fellini o se non l'avete mai visto è da vedersi. Ecco, tutta questa psichedelia, viene aperto il ventre di questo porcus che viene messo in verticale, si aprono le membra e improvvisamente esce da lì di tutto di più. Tordi laccati, pancette, salsicce, una specie di bengodi boccaccesca di abbondanza.
E a quel punto che cosa succede? Come nei migliori film, come al teatro, c'è una standing ovation, c'è di fatto il giubilo per questa esagerazione. Ecco, io penso che se noi riusciamo a tenere insieme il passato e il presente in questo modo, capiamo il passato, ma soprattutto capiamo il presente del nostro modo di stare a tavola. E ripasso la parola a Marino per il pesce. Sì, adesso passiamo. Però il pesce, come diceva Elisabetta, era meno frequente sulla mensa dei romani, ma soprattutto non perché non gli piacesse, i romani andavano matti per il pesce, ma perché costava troppo, era un alimento da ricchi. Quando andassero matti i romani per il pesce, per i frutti di mare, ve lo dice una cosa, ce lo dice l'antica monetazione cumana. Ci sono delle monete di Cuma, ce ne sono due esemplari del V secolo a.C., una si trova al British Museum, l'altra al Louvre, che rappresentano appunto dritto una testa e sul rovescio una cozza. Poi nei secoli la monetazione cumana è cambiata e spesso al posto della testa ci sono state altre immagini, fra cui anche quella della testa del cinghiale di Erimanto, che rimanda subito a Ercole e alle fatiche di Ercole. Una delle fatiche di Ercole è proprio la cattura del cinghiale di Erimanto, però dall'altra parte la cozza rimane sempre, quindi vuol dire che è un vero e proprio animale totemico di tutta della Campania Felix, ma in generale per i romani lo era. I romani adoravano le cozze, adoravano le vongole, le ostriche, tutti i frutti di mare. Tertulliano li chiama proprio maris poma, frutti di mare letteralmente, e ne erano così ghiotti e spendevano delle fortune per imbandire banchetti con frutti di mare, che nel 115 addirittura avanti Cristo c'è una legge, viene promulgata una legge, la Lex Emilia, che vieta di servirli a tavola, quindi una legge suntuaria proprio per evitare uno spreco eccessivo di denaro, perché le famiglie si rovinavano letteralmente. Ovviamente la legge non risolve niente, nasce un mercato nero e i romani cominciano a coltivarseli, ad allevarli i pesci. E questo, fra l'altro, apro e chiudo una parentesi brevissima, sfata un altro mito. Noi pensiamo sempre che gli antichi mangiassero solo pesce all'amo, e quindi pesce di mare, e noi invece, la civiltà moderna che ha corrotto tutto, invece ci fa mangiare pesce di allevamento. I romani sono gli inventori degli allevamenti, e addirittura c'era un geniale allevatore di pesce, Sergio Orata, nomen nomen, che faceva proprio degli esperimenti per cambiare il sapore dei pesci, delle orate soprattutto, che lo hanno reso famoso. Vi leggo un brano di Macrobio, dai Saturnali. Se un ramo della famiglia dei Licini ebbe il nome di Murena dal nome del pesce, anche Caio Sergio Orata ebbe tale soprannome perché era ghiottissimo del pesce che ha nome Orata. In realtà questo Sergio Orata costruì piscine e fu uno dei primi a mettere in piedi un allevamento di ostriche. Le ostriche di Baia erano così famose per la loro bontà, era considerata in assoluto la migliore delle ostriche, altro che quelle della Bretagna e della Normandia, ma soprattutto queste ostriche nutrivano le orate migliori erano quelle che avevano mangiato ostriche. E questo ce lo dice un brano di Marziale, anche questo ve lo leggo: non tutte le orate meritano lode e pregio, tranne quelle che si siano nutrite dell'ostrica del Lucrino. Quindi immediatamente vediamo questa area della Campania come una specie di Eden dei frutti di mare e del pesce. Quindi, ma proprio perché l'aristocrazia si era stancata di dipendere dalle leggi suntuarie, così cominciò a costruirsi allevamenti. Le piscine in realtà servivano soprattutto ad allevare pesci, per cui molto spesso i grandi aristocratici avevano la loro riserva di pesce, il loro allevamento, perché non gli mancasse mai. E quindi da questo punto di vista questo ci fa capire perché i romani, che pure non erano mangiatori di pesce come noi siamo, come noi penseremmo adesso,
però nella tavola alta, nella tavola aristocratica, nella tavola d'elite, il pesce lo mangiavano, e come lo mangiavano? E lo allevavano. E ovviamente mangiavano poi tutt'altro invece della vita quotidiana, mangiavano moltissimi cereali e moltissimi legumi, soprattutto erano mangiatori di fame. I termopoli, di cui quest'area era ricchissima, ne sono stati trovati anche di recente, proprio erano luoghi dove si vendevano soprattutto polente di fave oppure fave abbrustolite. Le fave abbrustolite, che non è un caso, anche qui le lunghe durate della storia, come diceva prima Elisabetta, poi sono arrivate fino a noi, tant'è vero che in certe tradizioni festive c'è ancora l'uso di consumare le fave abbrustolite. E tutto questo viene da molto lontano. E in realtà la nostra tavola, tranne gli elementi, e non sono pochi, devo dire, che vengono da lontano, che sono stati che si sono aggiunti alla gastronomia mediterranea dopo la scoperta dell'America, però molti elementi di base sono gli stessi. Se noi guardiamo le ricette di Apicio o di altri scrittori romani che si sono occupati di cucina, Apicio è quello che si è occupato di cucina in una maniera specialistica, in una maniera espressa, però anche negli altri, nel Varrone e Columella, si trovano continuamente tracce di elementi di questo tipo, di elementi e di alimenti, tracce agroalimentari, di come diremmo noi, e ci rendiamo conto che in realtà esistono, e come, le lunghe durate della storia, proprio perché noi continuiamo a lavorare, a elaborare certi elementi che in realtà già i romani hanno elaborato, spesso ereditandoli dai greci, non sempre, perché i romani in realtà mangiavano meglio dei greci e soprattutto mangiavano in una maniera meno frugale di quanto non mangiassero i greci, però certi elementi di base sono gli stessi. Quindi io direi, visto che andiamo verso la parte conclusiva, non lo so, darei di nuovo la parola a Elisabetta, però poi se qualcuno del pubblico ha delle curiosità o vuole intervenire o vuole contribuire, noi ne siamo molto contenti. Sì, io concluderei almeno la mia parte facendo un piccolo salto nella contemporaneità, perché sappiamo tutti che la dieta mediterranea è diventata patrimonio dell'umanità nel 2010. Io e Marino, con il centro di ricerche di Suor Orsola, il Merit Research, stiamo conducendo ricerche appunto da allora su questo patrimonio culturale immateriale, e la cosa che ci colpisce moltissimo è che in realtà il legame tra gli scopritori della dieta mediterranea, cioè Ansel Keys e Margaret Honey, due scienziati americani che sono venuti qui negli anni 50, a Napoli prima e in Cilento dopo. Ecco, questi due scienziati americani, che erano di formazione, lei era una chimica e lui invece era un fisiologo con un stupendo curriculum, perché aveva prima fatto scienze politiche, laureato in scienze politiche, poi un dottorato in oceanografia, poi uno in biologia, con questo eclettismo straordinario. Insomma, questi due negli anni 50 vengono qui e scoprono che il modo di vivere, lo stile di vita dei napoletani prima di tutto, e poi in generale dei meridionali italiani, è uno stile di vita salutare. Scoprono questa cosa, cercano di capire qual è la ragione per cui le malattie cardiovascolari qui, che erano il grande problema di allora come ora, perché qui abbiano un'incidenza minore, e cominciano a interrogarsi, da persone molto intelligenti, sulla cultura che sta intorno a quel modo di vivere, e cominciano a mettere in relazione soprattutto il consumo di cibo, quindi la triade mediterranea come l'elemento fondamentale della nutrizione dei meridionali italiani e anche degli italoamericani venuti dal sud, e lo stato di salute assolutamente sorprendente che queste persone hanno, una grandissima longevità prima di tutto, un'incidenza bassissima di moltissime malattie, ma da persone intelligenti, Ansel e Margaret Keys, che erano due coniugi, capiscono che l'elemento vero è nella cultura delle persone, non è nella biologia, non è nella medicina, non è in tutto quello che ci possiamo immaginare, ma è nella microfisica quotidiana dei gesti che noi facciamo quando mangiamo. Il modo in cui stiamo a tavola, la gioia che proviamo quando stiamo a tavola,
50 anni dopo le ricerche avrebbero dimostrato che mangiare in compagnia allegramente fa assorbire i nutrienti in una maniera totalmente diversa rispetto a quando in un laboratorio si mangia una pillola che contiene quegli stessi elementi, a riprova del fatto che noi siamo delle macchine veramente sofisticatissime che tengono insieme emozioni, passioni, biologia, la parte organica di noi e la parte assolutamente immaginaria di noi. Quindi noi diciamo sempre che appunto fare la dieta mediterranea, questo è una cosa, uno slogan che Marino ha dato al Medit Research, non significa mangiare un pomodoro biologico davanti al frigorifero in piedi da soli, quello non è dieta mediterranea, noi diciamo sempre che quello è un modo di alimentarsi da disperati. In realtà la grande questione è sedersi a tavola, stare in compagnia, come diceva Plutarco l'importante non è sedersi a tavola, ma l'importante è sedersi a tavola e bere insieme. E ormai la medicina ce lo dice in tutti i modi, la scienza va lì, i biologi che studiano le cose più incredibili per dirci quello che sapevamo già, cioè che il convivio è un elemento straordinario di salute. Ecco, i Keys avevano questo di intelligentissimo. Negli anni 50 avevano capito che la nostra cultura era ovviamente erede di una grande cultura greca e latina, e hanno cercato di raccontare tutto questo in alcuni libri. In un libro del 1959, Eat Well and Stay Well, che poi fu un bestseller che ha diffuso la dieta mediterranea nel mondo anglo-americano, dicono: le donne italiane si trasmettono i segreti della lievitazione, sussurrandoselo all'orecchio, passandoselo di generazione in generazione. Il pane che si mangia in Italia è fresco e fragrante, ricorda gli antichi forni della Grecia e di Roma. Questo pane è straordinario, gli italiani lo comprano ogni giorno per averlo fresco, non come il pane americano, siamo nel 1959, che se tu lo lanci contro un muro rimbalza, perché dentro chissà che cosa c'è, tra cui i grassi idrogenati che fanno male, 1959. Quelle donne sono le eredi di Demetra, scrivono, è 1959, sono le eredi di Demetra. E poi in un'altra pagina dicono: com'è bello cenare nel Mediterraneo, guardando questo mare e pensando che questa è la rotta dove è passato Ulisse. Ecco, loro dentro un libro scientifico dove raccontano la biochimica del corpo davanti alla dieta mediterranea, inseriscono questi elementi di archeologia della cultura per creare che cosa? Per creare una sorta di mito scientifico della dieta mediterranea salutista, ma mito inteso non in senso di una falsità come le persone volgari credono, mito nel senso di grande narrazione, cioè loro hanno costruito una narrazione della dieta mediterranea quando noi dormivamo sugli allori perché eravamo poveri e disgraziati usciti dalla guerra e non riuscivamo a capire di avere un grande patrimonio per le mani, e questi due ci hanno fatto il regalo di inventare l'espressione dieta mediterranea che non esisteva. Hanno preso la parola dieta, hanno preso l'aggettivo mediterraneo e hanno costruito un'etichetta attraverso la quale l'UNESCO ha potuto riconoscere il nostro stile di vita come un patrimonio dell'umanità. Un grandissimo regalo ci hanno fatto, un regalo culturale, una sintesi culturale senza la quale l'UNESCO non avrebbe potuto dire qual era il bene. Il bene può esserci, ma se non c'è un nome, le procedure di riconoscimento non possono andare avanti. Quindi in realtà questi due scienziati ci hanno fatto il miglior favore della storia. Io vorrei dire, prima che di lasciare la parola a Marino per chiudere, che ecco, direi che forse, visto che noi qui celebriamo Ercole, forse potremmo dire che la più grande fatica, se Ercole vivesse oggi, sarebbe quella di la fatica di stare a dieta, che è la fatica che viviamo assolutamente tutti nell'opulenza contemporanea. Però sappiamo dalla nostra storia che seguendo la dieta mediterranea non c'è bisogno di privarsi di nulla, perché è una dieta perfetta, storicamente comprovata dall'aspettativa di vita crescente delle persone di questo luogo, ma soprattutto al di là di questi dati tecnici che speriamo funzionino per tutti noi, però è in realtà una grande occasione per essere conviviali e per essere appunto umani nel senso più profondo del termine. Due parole,
per chiudere, quello che si è detto stasera, quello che diceva Elisabetta adesso, per esempio, ci fa ritornare sulla frase da cui siamo partiti, da cui è partito il dottor Cyrano, quella frase di Feuerbach, che è una frase bellissima, famosa. Tra l'altro Feuerbach diventò famosissimo per questa frase e poi si dolse per tutta la vita di essere citato e ricordato solo per questa frase. In realtà è vero che noi siamo quello che mangiamo, ma è anche vero che mangiamo quello che siamo, per la stessa ragione, ma anche di più è vero, e noi siamo quello che mangiano i nostri dei, non solo quello che mangiamo noi, perché c'è un riflesso e un gioco di specchi fra questi due aspetti, e anche gli dei a loro volta sono quello che mangiano. E questo ci riporta poi sulla centralità dell'archeologia, non solo per il luogo in cui ci troviamo, che è una delle capitali mondiali dell'archeologia, ma per quello che l'archeologia ha significato per la costruzione dell'identità mediterranea, quindi non solo alimentare, ma per l'identità mediterranea moderna. Non è un caso che l'idea moderna di Mediterraneo, quella che ancora adesso ci fa parlare di Mediterraneo, ci fa sentire mediterranei, ci fa parlare della Koinè, è un'idea che nasce proprio alla fine del Settecento, in seguito alle scoperte archeologiche che cominciano qui. Cominciano quando il Vesuvio, che è, bisogna riconoscere, il più grande conservatore della storia, e con tutto il rispetto per Leopardi e per l'arida schiena del formidabile monte sterminatore, però il Vesuvio, quando io penso a Ercolano e a Pompei, mi chiedo se le ha distrutte o se le ha conservate. Perché Ercolano e Pompei allora non ci sarebbero più in ogni caso, sarebbero state sepolte dalla terra, mentre il Vesuvio ha regalato al mondo l'archeologia. E regalando l'archeologia ha regalato all'Europa un'idea di sé, un'idea di modernità, che si costruisce e si costituisce in quell'epoca proprio sullo sfondo dell'antichità. L'Europa moderna, che è l'Europa del Nord comunemente intesa, che si costruisce, si pensa come moderna proprio differenziandosi invece da quella antica che siamo noi. Non è un caso che i grandi viaggiatori, i viaggiatori del Grand Tour, da Goethe a Gregorovius fino agli altri, quando vengono qui pensano sempre di trovare un mondo antico non solo per i reperti nobili e per le rovine, per le città sepolte o le città restituite alla luce, ma anche per il carattere degli abitanti, degli antichi redivivi, come dirà Victor Reno, come dirà il grande poeta von Platen, che scrive addirittura un idillio che dice «Risorgi Omero», e lui parla del mezzogiorno d'Italia, di questa parte, della Campania anzi. «Risorgi Omero, se di porta in porta ti scacciarono freddi, qui troveresti un popolo ancora greco, e greco il firmamento». Quindi questa idea dell'Europa poi ha accompagnato tutto lo sviluppo del Novecento ed è arrivata, ed è un'idea che influenza ancora moltissimo la stessa idea della comunità europea di oggi, l'idea di due Europe, dell'Europa che corre, che accelera, e l'altra Europa che sta ferma, di un'Europa ricca di futuro e di un'Europa ricca di passato. Tutto questo nasce proprio in seguito all'archeologia, e l'archeologia diventa una specie di simbolo di un cambio di marcia della storia. Allora, da questo punto di vista, io credo che tutte occasioni come queste, proprio che si svolgono e hanno come teatro luoghi di questo tipo, che sono una sollecitazione a pensare anche simbolicamente, a pensare emotivamente, non si può stare qui dentro senza provare una grande emozione, ci aiutano poi a tornare sulle nostre origini, a tavola e anche fuori della tavola. Grazie. Che vuole fare domande ai professori.
Sì. L'archeologia funeraria spesso incontra Dioniso, perché Dioniso ha un ruolo escatologico molto forte sia nella cultura greca ma anche in quella italica, un po' meno presso i latini dove che ne hanno forse un po' paura, l'allontanano senza tanto riuscirci. Ma come avviene questo passaggio? Cioè, mi è sempre stato difficile comprendere questo ruolo escatologico di questo personaggio, di questo Dio, così allegro, così sostanzialmente Dioniso, che cosa ha a che fare con la morte? Allora, io premetto che non sono né un archeologo né un grecista, quindi ragionerò su questo tema per analogie, come ragionano gli antropologi sui riti di passaggio. E allora, intanto, io ricordavo proprio prima quella frase di Eric Dodds sul carattere di Dioniso, e lui diceva: attenzione, Dioniso non è un dio allegro, assolutamente, è tutto il contrario di un dio allegro, è un dio che può essere uccisore, può essere un simbolo di morte, soprattutto di morte iniziatica. E quindi proprio perché è un dio legato al mistero, all'emergere di un'altra parte di sé, ma anche al morire di una parte per far emergere l'altra, e probabilmente proprio per questo diventa un dio che ha a che fare con l'escatologia, ha a che fare con l'idea di un'altra vita. Ma questo lo dice un antropologo soprattutto sulla scorta dei materiali etnografici su cui noi lavoriamo. Non so se un grecista sarebbe d'accordo, se un archeologo sarebbe d'accordo e quali potrebbero essere le loro spiegazioni. Altre domande? Volevo chiedere, voi avete parlato di quando Dioniso, su Dioniso con la misura, no? Quando si misurava giustamente il vino, la misura era prevista anche nel cibo, nei cereali, nell'olio, in tutto, perché mi viene in mente il fatto che oggigiorno si cerca di mangiare sempre di meno, di cercare una misura, e anche nella gastronomia moderna, anche alta, si parla di degustazione, in cui si mangia un po' di tutto, si degusta il vino, si degusta il cibo, se c'era misura anche nel cibo dell'antica Grecia. Sì, sicuramente c'era la misura, non a caso la parola cibo viene da kebos, che era uno strumento per livellare le spighe, quindi la misura è già nelle parole. Poi ovviamente le società, i ceti si alternano, no? In queste coppie di opposizione tra abbondanza e frugalità, tra rinuncia e eccesso. Questo noi lo troviamo in tutte le società, questo lo diceva in una maniera bellissima Marshall Salins, un antropologo dell'economia dell'Università di Chicago che purtroppo è mancato da poco. E Marshall Salins diceva proprio questo, che anche a volte le società che ci sembrano della povertà sono società dell'abbondanza. Diceva che anche le società primitive, no, che sono state studiate moltissimo dagli antropologi, in realtà sembra che abbiano poco, poi molto spesso a guardare meglio hanno molto, e a volte questo avviene anche con il cibo, cioè quello che sembra poco è molto, non necessariamente solo per la quantità, come pensiamo noi che siamo un po' grossier, ma anche per la qualità del cibo. Quindi in realtà la misura è sempre presente in qualunque cultura. Nel caso appunto dei greci e dei latini c'era tutto questo, naturalmente. C'era un'idea di occasioni in cui si eccedeva, botti a tavola, si faceva il botto, e momenti in cui invece si riduceva. Non a caso tutto questo ritorna nel cristianesimo attraverso la regola dei digiuni, che viene veramente sancita in una maniera rigidissima con il Concilio di Trento, per dire quando si può mangiare e quando non si può mangiare, e i giorni di digiuno nel cristianesimo diventano addirittura così significativi che diventano più della metà del calendario.
Quindi qualunque società gioca con questo pendolo, ogni tanto va verso l'eccesso, ogni tanto va verso la parsimonia e la rinuncia, in maniere che poi a volte diventano ossessive, no? Non lo vediamo nella società contemporanea, dove appunto giustamente l'indicazione che dava lei Leopardi, Martina Leopardi, no? Infatti, volevo dire che si laurea con me e sono molto felice che sia qui, però questa osservazione è appunto particolarmente giusta nel caso della gastronomia gourmet di oggi, che è tutta una gustazio, cioè è l'anticipo del pranzo dei latini, ma manca la prima portata, la seconda portata, che è quello che lamentano molti che quando escono dai ristoranti gourmet dicono: ah vabbè, però io non ho mangiato un piatto di pasta, no? Non ho mangiato un secondo. Non perciò ho mangiato... si chiama menù degustazione. Degustazione, esatto. Che dentro il quale però appunto c'è questo gioco, secondo me molto sofisticato, di mettere il massimo dei sapori con il minimo dei volumi e delle calorie, che secondo me è un classico gioco da società opulenta, non quella, diciamo, dalla quale veniamo, è quella verso la quale pensiamo di andare. Pur rimanendo però dell'idea, devo dire, di non criticare gli chef semplicemente per questo gioco, perché in realtà stanno facendo degli esperimenti di cultura e di abbinamenti e di passione, vedendo il... proprio da poco siamo reduci da una cena bellissima, da uno chef che dà l'anima per mettere nel cibo qualcosa di straordinario, perché lui ha ricevuto cibo straordinario da sua mamma, da sua nonna, quindi in realtà è una lotta con i sentimenti, non è semplicemente business nel caso di alcuni di questi chef, questo esula, però ecco, era per dire che qualunque società deve fare i conti con questo pendolo che passa dal troppo al poco. E aggiungo una cosa proprio rispondendo alla domanda di Martina. Elisabetta faceva l'esempio della parola kebos, da cui deriverebbe il cibo, che è un'etimologia ottocentesca, ma ce n'è un'altra che è anche quella interessante. Kebos, diceva Elisabetta, è uno strumento per misurare. I latini, i romani, avevano uno strumento analogo per pareggiare le spighe di grano. Questo strumento si chiamava ostorium, scritto con l'H. Ora, questa cosa serviva a pareggiare, questa parola, che era legata a una dea, anche quella, la dea Ostilina, era la parola, la stessa radice su cui si formano altre parole, come hostis, che significa sia ospite sia nemico. E ostia, che vuol dire vittima sacrificale. Il che vuol dire che nel cibo tutto ruota intorno alla misura e che il cibo può portare da un estremo ospitale a un estremo ostile, a seconda che la misura venga rispettata o che la misura venga violata. Quindi, come vedete, le parole aurorali dell'Occidente, perché stiamo parlando di quelle, hanno a che fare con il cibo e fanno del cibo la metafora del vivere insieme. Sì. Se posso fare una piccola aggiunta, perché l'archeologo si sente provocato, non si può resistere, a parte ringraziarvi, perché davvero, diciamo, conoscendo Ercolano, ovviamente dalle vostre parole che c'erano, i nostri materiali nei depositi vibravano proprio da queste, no? Perché i cereali noi li abbiamo tutti, i legumi li abbiamo tutti, quindi insomma, si potrebbe intervenire sotto tanti punti di vista, ad esempio... La questione del pesce, ultimamente sono notizie che ormai sono passate alla cronaca, è stato pubblicato un articolo in cui si è visto, studiando il collagene degli scheletri ritrovati sull'antica spiaggia, che poi esisteva un consumo di pesce particolarmente abbondante per esempio la popolazione maschile, una parte della popolazione maschile che è stata studiata, la vedremo se sarà confermato, ma questo pure ci apre una, no, verso una strada, laddove noi pensavamo alla nutrizione carnea come cibo degli uomini, erano quelli che avevano accesso, invece no, le donne avevano accesso alla carne, mentre gli uomini avevano un maggiore accesso al pesce, per esempio. Questo, poi appunto veniva in mente l'olio, no? Un altro uso dell'olio, che ricordiamo che l'olio è la base di tutti i profumi, quindi tutta questa incredibile mondo dei profumi antichi, no? Che e qui aveva veramente in campagna, aveva uno dei suoi centri a Capua, no? Facevano dei profumi, tutta la base è a base di olio.
E sono davvero tantissime le suggestioni. Pensavo appunto chiaramente anche alla questione di Dioniso, per esempio, no? E la morte. È chiaro che Dioniso, cioè, questo non può essere visto come il mondo antico, come qualcosa di monolitico, quindi dipende dalle epoche. La dimensione scatologica è fortissima, per esempio, nella comunità cumana della fine del VI, inizio del V secolo a.C., dove abbiamo la famosa tomba a camera con l'iscrizione dei Bebaccomenoi, che erano quelli che dovevano poi vivere in eterno in questo tiaso, in questo gruppo. E, oppure in età romana invece la dimensione dei campi Elisi è una dimensione dionisiaca, no? Da un certo punto da un certo punto di vista. Anche la suggestione della presenza di, pensavo, Dioniso, sempre per la parte escatologica, Dioniso poi è un dio che a un certo punto muore e risorge dalle sue ceneri, quindi chiaramente c'è anche questo, sono fortissime le suggestioni, le libagioni in onore dei morti si fanno con il vino, chiaramente, quindi il vino e Dioniso è strettamente legato. Viene fatto a pezzi, no? Viene fatto a pezzi, no? Quindi, e poi appunto altre, vengono in mente tante altre cose, poi per esempio appunto la funzione liminare di Dioniso a Roma Libero, e fa parte il culto di Bacco di Libero, che ha cioè, una sua triade a parte, no? È un culto pellegrino, sono cioè di sacra pellegrina, che i romani sarebbero dei culti che vengono importati a Roma, ma i romani non li mettono, fuori dal pomerio, cioè quella linea sacra, il pomerio repubblicano della Roma repubblicana, stando sull'Aventino infatti, stanno fuori dal pomerio, proprio perché è un dio straniero, che però intelligentemente i romani accolgono, ovviamente, accolgono e gli fanno delle feste, poi hanno tutta una sua struttura, no? Cioè sono delle feste in onore di Libero, è proprio un dio fondamentale, come Dioniso nell'antica Atene, per la riproduzione del corpo, perché questa tutta la messa in crisi del sistema sociale greco durante le feste in onore di Dioniso serviva perché poi veniva ribadito l'ordine, ovviamente, della polis, che era un cosmos, era un equilibrio, appunto. Poi anche la questione della misura, la misura era fondamentale, cioè la misura, cioè ricordiamoci che addirittura i gradi di censo nella Grecia e a Roma stessa, soprattutto in Grecia, era calcolata in base alle quantità di alimenti che una famiglia poteva custodire, no? La famosa divisione che abbiamo imparato al liceo, pentacosiomedim, tetracosiomedim, erano, e anche quando addirittura alcuni vasi che noi troviamo comunemente, gli scavi, no? Gli schifoli si chiamano, che non sono dei vasi brutti, come potrebbero pensare, ma sono dei vasi che corrispondono, le cotilai soprattutto, corrispondono a delle unità di misura che sono la razione che il marinaio durante i viaggi di esplorazione di commercio dei greci doveva avere garantita, tutti dovevano avere la stessa parte, l'idea, diciamo, tendenzialmente, come dire, democratica all'interno del gruppo, che non è la stessa cosa, la nostra democrazia, chiaramente, però la cotile era proprio quello che serviva, era proprio la base fondamentale, ed era la giusta razione, era la giusta razione di cui ci si nutriva durante, quindi davvero un panorama bellissimo, e insomma io ho apprezzato tanto, e come giustamente avete sottolineato, queste pietre risuonano veramente grazie a tutto questo richiamare tanto del mondo antico, che purtroppo loro da sole non ci possono più raccontare. Chissà, hanno sentito molte cose di questo genere, probabilmente durante le notte conversazioni che magari potevano avvenire anche qui a 100 metri, ricordiamo che c'è lo scriptorium, l'unico di cui conosciamo il mondo antico, recuperato, che è quello della Villa dei Papiri, dove c'erano degli epicurei, eppure loro avevano tutto un loro rapporto. Anche loro avevano la misura. Ma mi faccio, grazie davvero. Eccomi, tengo la mascherina perché quando, non per timidezza, ma perché quando c'è il microfono pare che si debba tenere. Era bellissimo quel discorso della povertà che poi diventa invece, a guardarla bene, ricchezza, così come il pane integrale invece, no, era mangiato dai poveri, perché invece poi oggi effettivamente noi stiamo scoprendo questa ricchezza. Il pane integrale oggi, no, è un pane
po' di elite per i gastrofighetti che anche vogliono. E poi penso al fenomeno della pasta nera, quella che cantava Matteo Salvatore, che grazie alla mia compagna foggiana ho cominciato a scoprire, no, queste meraviglie del Gargano. Lui era di Apricena, uno dei cantori che si ispirava alla pasta di grano arso, quella proprio dei poverissimi, perché lui diceva pasta di prima, seconda, terza qualità, almeno la pasta nera mi volesse mangiare, cioè, dice proprio quella che si ricavava dalla bruciatura delle stoppie, sì. Quindi in quel momento veniva consentita la raccolta proprio ai poverissimi di poter appunto raccogliere queste stoppie e farci il grano arso. Oggi sono diventate un cibo che in Puglia le orecchiette di grano arso sono quelle, sì, considerate proprio. Cuciniamo anche noi. Sì, cuciniamo anche noi, sono buonissime. Sono buonissime, ma diciamo, certo, richieste da una particolare piccola elite di gastronomi appassionati, no? Sì. Quando invece anticamente era proprio il cibo dei poverissimi. Grazie. Prego, bellissima la conferenza, grazie. Grazie a te. Quello che tu dici è proprio il paradosso della società dell'opulenza, dove non è più la fame il problema, ma è l'abbondanza. È l'abbondanza che si porta dietro anche una serie di sensi di colpa e di mitologie nostalgiche di una natura buona, incontaminata, e che noi avremmo contaminato. E proprio questi esempi, come quello del pane integrale e quello delle orecchiette di grano arso, sono proprio, ci dicono questo, ci fanno capire qual è l'immagine di una società che ha tanto cibo, come non ce n'è mai stato tanto nella storia dell'umanità, senza precedenti la nostra abbondanza, ma proprio per questo poi fa una sorta di riti espiatori, di esercizi spirituali, e quindi si depura attraverso il cibo, è come se si scaricasse la coscienza attraverso il cibo. Risultato, questo è vero sia per il pane integrale che per le orecchiette di grano arso, che oggi noi compriamo cibi da poveri a prezzi da ricchi. Ci sono altre domande? Sembra di no. Allora mi permetto giusto di fare un'osservazione a proposito di quella sua suggestione su Atena, diciamo, come divinità intellettuale, che effettivamente è diciamo una paretimologia che si trova già nel Cratilo di Platone, dove appunto Socrate dice che sostanzialmente Atena vuol dire proprio la mente di Zeus, la mente del dio, e Teono appunto. Quindi insomma è bello, no, che ci sia questa connessione tra poi appunto per esempio un alimento, qual è l'olio, e poi la dimensione intellettuale, insomma è una bella commistione, quindi insomma mi è piaciuta molto questa sua osservazione. Grazie. Se non ci sono altre domande, noi vi diamo appuntamento al prossimo sabato, ci sarà il nostro direttore Sirano, ci sarà il dottor Rispoli, e soprattutto adesso uscendo troverete un piccolo punto ristoro gentilmente offerto da Villa Signorini, e quindi insomma noi vi ringraziamo per essere intervenuti e per aver partecipato, vi auguriamo una buona serata. Arrivederci.